che torni una pantera graffiante e vincente. È l'auspicio dei tifosi della Lucchese e anche del suo tecnico Francesco Baldini. Il 41enne allenatore rossonero ha vissuto in realtà una settimana alquanto tribolata, tra maltempo e acciacchi vari, recuperi sperati, acclarati e ancora in forze. 2 punti miseri in 4 giornate con 2 reti fatte e 4 subite e una classifica che si è fatta e diventata tutt'altro che allettante. Una sola vittoria finora, quella di un mese fa contro la modesta Lupa Roma, insomma tutt'altro che un bell'andazzo che il morale non è a 1000 e non può esserlo. Ecco perché la gara di sabato ore 14:30 al Porta Risa contro l'Ancona, il quotato Ancona di Cornacchini, diventa un primo snodo stagionale piuttosto importante per la Lucchese. Un altro passo falso potrebbe aprire scenari perlomeno insospettabili. Baldini recupera Mori e probabilmente Mingazzini e si accinge a varare il seguente schieramento. Di Masi in porta, ben venga Mori e Specie Nolè in difesa, Calcagni, Mingazzini e Monacizzo e Mediana, Sartore e Fanucchi a sostegno di Pozzebon. Il pallone racconta che l'Ancona torna a Lucca dopo circa 6 mesi. Era il 19 aprile scorso e una Lucchese in clima ormai vacanziero fu trafitta dai dorici con un secco 2-0. Il tutto nel contesto di una tradizione peraltro largamente favorevole ai rossoneri, nella speranza e nella convinzione che questa Lucchese così tormentata possa ritrovare un po' della serenità perduta.